Allora, questo è il tamarro, anche questa storia di tradimenti. C'è una 25enne che è sposata con un 50enne che è geloso, lei lo tradisce, lui addirittura cerca di recuperarla nonostante sia consapevole, e poi tra di loro c'è un bambino che anche lui è morto, però è continuamente evocato dalla coppia, e lui a un certo punto fa fuori il traditore, l'amante della moglie, si vendica e sembra che il bambino gli venga incontro. Lui è un traghettatore di barche della Senna, e quindi c'è questa atmosfera un po' tutta quanta colorata di sensualità. Il bambino malinconico che viene incontro non è compiuto bambino. In occasione del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, Corrado Veneziano presenta il suo ultimo lavoro dedicato espressamente al musicista lucchese. Queste appartengono alla mitologia nord-europea. Se vedono un uomo che ha tradito, molestato, ucciso una donna, lo fanno fuori. Al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma, fino al 23 giugno, la mostra Visse d'arte. Un omaggio personale dell'artista che attraverso la pittura mira ad esaltare la forte tensione figurativa del compositore, in un dialogo con le note del pentagramma ed evocando luoghi e personaggi dei suoi capolavori assoluti. Le opere di Puccini si affermano come capolavori melodici squisitamente musicali, ma diventano anche simboli evocativi su cui si fonda una parte preziosa dell'immaginario contemporaneo.